A 150 anni dalla prima traduzione di un editore torinese, Löscher, nel 1872, Pompeo Vigliani, presidente della Fondazione Tancredi di Barolo e del Museo della Scuola del Libro per l'Infanzia di Torino, ha presentato una rivisitazione dello straordinario libro di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Splendide le immagini e la lettura fortemente interpretativa di Giulia Polacco. È ancora consigliabile far leggere ai nostri ragazzi questo libro? Sì, direi che proprio a 100 anni eccetera, è sempre attualissimo questo libro, proprio perché è un libro stimolante, anche un po' eversivo per certi punti di vista, e quindi credo che tutti gli stimoli che aveva allora anche oggi sono recepibili, proprio perché ci sono degli stimoli che sono eterni, non sono assolutamente datati. I giochi di parole, la possibilità di accostarsi a delle culture diverse come era allora. 100 anni fa questo libro è stato praticamente incomprensibile, in Italia non si vendeva, poi ha avuto un successo anche successivamente, e quindi va scoperto e va riscoperto continuamente, e direi anche attraverso la grande mediazione che hanno su questo libro le illustrazioni, cioè molte volte anche le illustrazioni ci hanno aiutato a entrare in questo mondo onirico, dai surrealisti in avanti, cioè per cui in effetti tra testo e immagine, come dice anche Alice nell'apertura, un libro se non ha dialoghi e non ha illustrazioni è un libro noioso.